Vai, 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 vai con il Megadrive. Ciao a tutti e ben ritrovati con Video Pep, appuntamento pre-E3 2015. Quindi ho pensato potesse essere insomma il caso di chiacchierare un po', parlare di quello che mi aspetto e quello che spero di vedere a Los Angeles. Ovviamente, vabbè, cioè la mia vera speranza sarebbe di arrivare a Los Angeles e scoprire che a sorpresa c'è la GDC, però non credo sia possibile. Quindi voglio chiacchierare un po', c'ho anche il foglio con gli appunti, di quello che mi aspetto insomma da questo viaggio alla fiera comunque più importante dell'anno dal punto di vista dei botti, dal punto di vista commerciale. E anche perché secondo me, cioè insomma secondo me abbastanza palesemente, banalmente, dovrebbe essere un E3 importante e interessante, anche se si rivelasse una merda, perché di fondo sono già 3 edizioni consecutive, se vogliamo, che vengono presentate cose per la nuova generazione di console senza che insomma ci facciano, come dire, sburrare, per usare un termine tecnico. E in realtà poi addirittura 4 edizioni fa, se non sbaglio, era stato mostrato per la prima volta Watch Dogs, che era la prima cosa next gen che veniva mostrata. Quello in effetti aveva fatto scena. Poi l'anno dopo, adesso arriva tutta la roba next gen. L'anno dopo, beh, adesso però, insomma, i titoli no. Che cazzo. E quindi, però, insomma, adesso questa scusa, cioè non è una scusa, insomma, questo fatto che potrei aver sbagliato gli anni comunque in quello che ho appena detto, ma non importa, il concetto rimane quello. Questo fatto che agli sviluppatori le console sono arrivate un po' tra capo e collo senza avere il tempo di creare progetti realmente solidi, che nel 2014, magari anche nel 2015, non si sarebbe vista una sega di realmente importante, ok, l'abbiamo incassata questa cosa, però adesso vorremmo vedere le cose veramente di spessore, eventualmente anche per il 2016. Ho detto 2006 prima, vabbè, oh, ragazzi, non ho dormito male stanotte. E insomma, quindi, secondo me è interessante vedere cosa tirano fuori, è tutto sommato interessante anche se non, di nuovo non convince particolarmente la fiera. Poi è interessante perché è interessante analizzare la situazione, certo è un po' deprimente, viva il PC. Però ci sono tante cose che io mi aspetto di vedere e o di provare lì. Per esempio, non mi dispiace questo fatto di Bethesda che fa un po' l'Activision dei bei tempi con la sua conferenza il sabato per mostrare le sue cose. Ovviamente hanno appena annunciato Fallout 4 e sarà un po' il padrone della situazione, ci sarà sicuramente il nuovo Doom. Magari qualcosa di nuovo da Arkane, se non un Dishonored 2, che comunque mi accontenterei. Un progetto nuovo, quello mi sfizierebbe molto. Però insomma non credo si faccia una conferenza solo per 2 giochi, hanno sicuramente altre cose da mostrare, magari novità anche sul fronte, Elder Scrolls, non credo perché c'è Fallout. Però insomma, penso che vedremo cose sfiziose da Bethesda, ci sarà, oddio, Metal Gear Solid 5 ha rotto le palle, che esca. Il ritorno dei giochi musicali con Guitar Hero Rock Band, chissà se se li cagherà qualcuno e chissà se saranno effettivamente interessanti le novità che stanno proponendo, magari insomma riuscire a provarli non sarebbe male. Ci sarà Deus Ex, immagino almeno, Mankind Divided, che vedremo un po' come sarà magari a livello di sostanza dopo il primo trailer un po' tutto casinista, casinaro. Ricordo la presentazione del precedente Deus Ex alle 3 che mi aveva molto convinto, aveva mostrato i diversi modi in cui era possibile giocare, per cui insomma sicuramente quello mi attira. Mirror's Edge, hanno detto che esce all'inizio dell'anno prossimo, insomma, più o meno, quindi se non provarlo, quantomeno vederlo in maniera un po' più sostanziosa, alle 3 me lo aspetto, e vabbè, è il seguito di uno dei giochi che più ho apprezzato nella scorsa generazione di console, quindi di sicuro mi attira, vedremo, e sono anche curioso di vedere cosa ne tirano fuori, se ci sarà effettivamente questo passaggio all'open world, come sapranno integrarlo nelle idee di Mirror's Edge, quindi quello assolutamente mi interessa. Tra l'altro, sempre da Electronic Arts, magari vedremo qualcosina di Mass Effect 4, secondo me è presto per vederlo in maniera concreta, però magari un trailer che non sia vi facciamo vedere quelli di BioWare che lavorano al computer, ma non so, delle immagini, qualcosa, anche una sequenza in computer grafica, boh, magari qualcosa di Star Wars, cioè magari, sicuramente ci sarà Star Wars Battlefront, però a me quello interessa il giusto, purtroppo, cioè che il giusto magari non è abbastanza, però insomma si sa che Visceral sta lavorando sullo Star Wars, magari si potrebbe vedere qualcosa di quello, ma ci credo poco perché non credo che si vogliano mangiare l'uno con l'altro fra Battlefront e quel titolo lì, quindi insomma vedremo anche su quel fronte.
ho detto prima, è l'anno in cui vediamo un po' cosa combinano con queste console, quindi Microsoft e Sony presumibilmente saranno forti. Di Microsoft pare che ci sarà qualcosa di nuovo su Gears of War, ci sarà sicuramente Halo 5, penso anche il nuovo Forza, magari torna Quantum Break, che sta entrando abbastanza anche lui in zona Metal Gear Solid 5, esce, ha rotto i coglioni. Tutte cose che potrebbero essere belle. Io sono curioso per Crackdown, perché il primo Crackdown secondo me era un gioco molto molto divertente, sottovalutato, e una nuova versione di quella cosa lì, magari appunto che sappia sfruttare il nuovo hardware per dare ancora più divertimento da supereroe in questo mondo virtuale, potrebbe essere interessante, potrebbe essere un po' la versione Xbox di Infamous, poi che piaccia o meno, questo è tutto un altro discorso. Però insomma, secondo me il primo Crackdown era un gioco molto divertente, per cui ci si può sperare. Vabbè, poi c'è Tomb Raider, anzi Tomb Raider, di cui hanno quella esclusiva che chissà quanto dura, e vedremo. Sony, ci sarà Uncharted 4, magari Until Dawn, che però insomma anche lì cosa vuoi far vedere di più? È un gioco che devi giocare. Non, boh, magari qualcosa di un nuovo God of War, magari il nuovo progetto di Media Molecule, che non sta lavorando su nuovo Little Big Planet, ma sta facendo qualcosa di nuovo, potrebbe essere interessante. E poi sarà la fiera in cui ci dovrebbero essere i primi giochi veri e propri per Project Morpheus, non più demo e tech demo, eccetera, ma proprio giochi, l'hanno detto alla GDC, quindi anche quello è un aspetto interessante, vedere un po' come farsi un'idea un po' più concreta di che cosa sarà Morpheus e in generale di cosa sarà quella che dovrebbe essere la prima, cioè il primo visore per la realtà virtuale disponibile, insomma comunque quello su cui si vedrà qualcosa di concreto, e magari anche quello un po' più strutturato perché appunto Sony per la sua console eccetera, mentre Oculus Rift è un progetto un po' più aperto se vogliamo per PC. C'è Ubisoft che vabbè avrà le solite robe, Activision, Call of Duty, Ubisoft con Assassin's Creed, però magari, anzi do per scontato che faranno giocare finalmente The Division, e magari si vedrà qualcosa di un po' più tosto su Rainbow Six, che alla fine cioè era l'alfa l'anno scorso, e chissà se anche quest'anno ci sarà la sorpresa, perché ormai c'è stata per 4 anni di fila, se non sbaglio abbiamo avuto Watch Dogs, The Division, Rainbow Six, no, forse 3 anni di fila. Cosa sarà quest'anno se ci sarà la sorpresa? Boh, magari adesso vedevo poco fa voci di un ritorno di Prince of Persia, che non mi dispiacerebbe, perché alla fine Prince of Persia comunque è stato un gioco di grosso successo 2 volte, all'epoca dei primi e poi con la serie di Le Sabbie nel Tempo. Poi un po' morto, hanno provato a rilanciare Le Sabbie nel Tempo quando uscì il film, non è andata benissimo. Hanno provato il rilancio con la cartone animato, non è andata benissimo. Doveva nascere un nuovo Prince of Persia, è diventato Assassin's Creed, quindi proprio, cioè, c'è stato un momento di non ce la posso fare. Però magari un rilancio, bisogna vedere come se lo reinventano, perché comunque questo fatto che di fondo Assassin's Creed è stato un po' il nuovo Prince of Persia, e in effetti era quello che doveva essere, devi anche riuscire un po' a differenziarlo, però potrebbe essere una cosa interessante, o magari qualcosa di completamente nuovo, o Beyond Good and Evil, o un'altra serie di Tom Clancy che ritorna, anche se forse non vogliono sovrapporsi con Rainbow Six, chissà, alla fine sono tutte seghe mentali. Però Prince of Persia non mi dispiacerebbe. Ci sarà Mad Max, che è il gioco che è fantastico perché potenzialmente mi attira, secondo me non mi piacerà. Perché sì, magari, cioè il problema è sempre quello, credo di averlo scritto nel gruppo di Outcast, secondo me non lo puoi fare un gioco di Mad Max che funzioni, perché non puoi fare quello che succede nei 20 minuti finali del secondo e del terzo film, o in tutto il quarto film, in forma di videogioco senza fare quick time event a manetta. O magari puoi, e non so io come si faccia, e speriamo che ci si riesca, però mi pare improbabile. In più, adesso ci sarà il confronto con l'estetica del nuovo film, che proprio gli mangerà in testa, però magari verrà fuori un bel gioco, un bel open world, comunque l'ambientazione, cioè degli elementi interessanti per tirare fuori un bel gioco ci sono. È che poi io mi diverto fino a un certo punto con gli open world, quindi magari il problema è anche quello. Però, secondo me prometteva bene quando l'ho visto 2 anni fa, speriamo. Fra l'altro, no, a proposito di roba aperta, magari ci sarà da giocare a No Man's Sky, parlando di Sony, che dicevo prima, boh. Interessante anche che su PC ci sono due giochi grossi per PC, che poi vabbè sono le solite cose da PC, però insomma ci sarà Warhammer Total War e XCOM 2 che l'hanno appena annunciato. Tra l'altro chissà se ci sarà altro di Take-Two a parte XCOM e adesso non mi viene il nome, comunque quell'altra roba là, sapete cosa intendo, quella dove si spara. E
ci saranno, vabbè, gli sportivi, anzi lo sportivo NBA 2K, però boh, chissà se propongono qualcosa d'altro, magari un The Darkness 3, non credo, visto come è andato il 2 però. Nintendo, non me ne fotte niente di tutto quello che già si sa che ci sarà di Nintendo. Star Fox non me ne frega niente, hanno detto che non ci sarà Zelda. Che altro c'è? Ci dovrebbe essere Yoshi, ma esce tipo 2 settimane dopo. E tanto. Boh. Spero che facciano vedere qualcosa di nuovo di grosso. Magari qualcosa di nuovo di Mario. Io sono monotono, a me piace Mario. Boh. Vabbè, e poi ci sono gli indie. Perché comunque negli ultimi anni, alle 3, gli indie sono presenti, in forze anche. Vuoi perché Microsoft e Sony danno loro un sacco di spazio, e poi si può discutere su quanto siano indie i giochi che c'hanno dentro i soldi di Microsoft e Sony. Però comunque sono i giochini piccoli, mettiamola così. C'è l'indie Mega Booth, ci sono eventi collaterali legati agli indie. C'è Devolver, l'anno scorso Devolver ha presentato un sacco di giochi alle 3 e quest'anno tornano con diverse robe che non si erano ancora viste. Quindi insomma, anche su quel fronte che. Se un mimo ci seguite, sapete quello che mi tocca più nel profondo, dovrebbe esserci un bel po' di roba. Quindi secondo me sarà un bel E3. Sento in giro un po' di pessimismo al riguardo, io invece per una volta voglio essere ottimista sulle 3, anche se non è esattamente il mio momento preferito dell'anno, preferisco la GDC, però secondo me ci sarà un sacco di bella roba, sono ottimista. E comunque sono intrigato dall'idea appunto. Sarebbe anche ora di far vedere cose che ci lasciano a bocca aperta e vediamo un po' se riescono a farlo a sto giro, se annunceranno cose nuove o se sarà solo un far vedere cose che già si conoscono, ritorni di vecchi marchi. Secondo me potrebbe essere buono. Ma speriamo che non lo sia buono, così continuo a non aver bisogno di comprare PlayStation 4 e Xbox One. Direi che è tutto. La prossima settimana sarò via, quindi non ci sarà video aperto, quella dopo ci sarà il mio solito video con la cofana di cianfrusaglie che mi sono riportato da Los Angeles, però quest'anno voglio stare a stecchetto con le spese, quindi non so quanta roba avrò da mostrarvi, anche se vabbè, ci saranno sempre i gadget pescati in giro. Bene, buona E3 a tutti, mi raccomando, seguitelo qua su Outcast con le dirette organizzate da Kenobit o Kenobit, lui dice Kenobit, quindi immagino sia Kenobit, però a me piace dire Kenobit, in cui seguirà le conferenze in diretta commentandole con ospiti vari dal divano di casa sua. Quindi potrete guardarvi le conferenze se vi annoiano, potrete annoiarvi, si spera, un po' di meno sentendo e guardando anche le minchiate che diranno Fabio e i suoi compari da casa sua. Se poi volete anche sentire gente che blatera a cazzo di cane prima e dopo di ogni conferenza, trovate il sottoscritto e altri a seconda del momento su IGN, quindi potete guardare, potete alternare le dirette di qua e di là un po' come vi pare, mentre io gesticolo, mi aggiusto i capelli, è quel momento dell'anno. Basta. Ciao e grazie.